ricordo il primo albatros che vidi. Fu durante un lungo colpo di vento in acque remote nei mari antartici. Ero salito sul ponte coperto di nubi e là vidi, gettato sulle boccaporte di maestro, un essere regale, pennuto, d'immacolata bianchezza, era sublime, era umano, rostro adunco. Intervalli esso allargava le grandi ali d'arcangelo come per abbracciare qualche arca santa. Stupefacenti palpitazioni e sussulti lo scuotevano. Se il volume materialmente, esso lanciava strida come il fantasma di un re in preda a una soprannaturale disperazione. Attraverso i suoi inesprimibili e stranissimi occhi mi pareva di vedere segreti che giungevano a Dio.
dinanzi agli angeli io mi inchinai. L'essere bianco era tanto bianco, le sue ali tanto immense, e in quelle acque del perpetuo esilio io avevo perduto le meschine memorie di tradizioni e di città che ci distraggono. A lungo contemplai quel prodigio di penne. Alla fine il capitano ne fece un messaggero, legandogli intorno al collo uno scritto e poi lasciandolo fuggire. Ma io non ho nessun dubbio che il messaggio indirizzato all'uomo fosse portato in cielo quando l'uccello bianco volò per raggiungere i cherubini alati, invocanti, adoranti.